Com'è stato progettare una penna? Soprattutto in cosa differisce maggiormente il percorso creativo finalizzato a un oggetto tascabile come la penna rispetto a un'opera urbana come Maestà Sofferente, ad esempio? Non c'è differenza. L'unica differenza è la dimensione o la scala. Ma non c'è differenza tra fare una penna e un edificio. Allora, cos'è che abbiamo espresso qua? Abbiamo espresso una specie di presenza vicina a noi che è il materiale. Il materiale fa ricordare la pelle, fa ricordare la sensualità e il piacere di toccare. E quindi ecco che la prossima volta che lavoro con Francesco facciamo una penna che la mattina è rossa, il pomeriggio quando la temperatura cambia diventa bluastra e quando la sera si rinfresca diventa gialla. Questo è il nostro futuro. Com'è nata l'idea di una capsule di strumenti di scrittura Visconti disegnate da Gaetano Pesce? Ma è nato in un momento di grande cambiamento per Visconti e l'idea è che meglio dell'architetto Pesce poteva interpretare una penna, no? Quindi l'interesse era da parte nostra anche capire in che modo un designer così importante, internazionale, potesse vedere gli elementi della scrittura che oggi hanno così un ruolo meno di funzionalità e molto più di oggetto di desiderio. E in più ho trovato nelle creazioni dell'architetto Pesce una grande comunanza con la storia di Visconti, perché l'utilizzo di materiali innovativi, colorati, resine morbide, abbiamo sempre usato delle resine rigide, ma sempre con sperimentazione nei prodotti e nei materiali utilizzati. Quindi era un connubio perfetto ed è nato questa idea di Io Penna, che è un payoff comunicativo perfetto.